Meno impervi. Rapporto dalla dimensione X attraverso Corrado Piancastelli. Giorgio Di Simone. Entità A. Sappiamo che l'uomo come tale è presente sulla Terra da milioni d'anni. Almeno secondo le deduzioni di alcuni studiosi, deduzioni non da tutti accettate. Comunque, ciò che qui importa affermare è che l'umanizzazione delle razze antropoidi, secondo gli esatti concetti dell'evoluzionismo darwiniano, ha consentito le prime incarnazioni terrene da parte degli spiriti e le ha consentite nella misura in cui tale umanizzazione coincideva con un sufficiente perfezionamento della struttura anatomo-fisiologica del corpo dell'antropoide, soprattutto per quanto concerneva il cervello, e quindi con la relativa possibilità di farsi strumento del pensiero, non soltanto mosso dal fascio degli istinti e esigenze del complesso biologico, come avviene negli animali inferiori, ma reso anche strumento e veicolo di un principio elevato, estrinsecantesi quale giudizio morale. All'inizio dei tempi terreni primordiali, poi via via più chiaro, più consapevole di se stesso psichicamente, lungo i canali meno impervi dell'attività cerebrale. Ad un certo momento, quindi, dell'evoluzione somatica, lo spirito ha giudicato che era per lui possibile inserirsi in tale processo, assumendo il controllo di un organismo fisico e rendendolo così vero e perfezionato strumento della propria penetrazione sperimentale della materia e dell'idea in essa racchiusa. Una materia la cui organizzazione e i cui processi dinamici sono regolati da un principio intelligente, ma che di per sé non è né intelligente né autonoma, nel senso preciso di possedere una propria individualità pensante ed autocosciente, attributo che distingue in linea primaria lo spirito da essa materia.